La vita è come la strofa di una poesia. La leggi e la leggi, ma tante volte non la capisci. Questa è la storia di una ragazza che parte da Trieste, una piccola città italiana. È cresciuta scrivendo e leggendo libri, con un solo obiettivo e un solo sogno: fare la scrittrice. Per questo intraprende un viaggio verso un'altra nazione che non sarà l'Italia. That gummit, who is he?
And what is a he to you? Devo mettere secondo me più così, sennò la luce mi fa ombra in faccia, no? Sì. Per seguire il suo sogno. Cioè? Fare la scrittrice. Sì, non so se lo definirei. Toma uno! Non so se lo definirei un partire per inseguire il mio sogno o partire per cercare. Ci siamo. Beh. Valeri? Parte dall'Italia? Sì. Per Londra? Per seguire il suo sogno di fare scrittrice. Come mai Londra? La risposta non è molto romantica, nel senso che Londra perché nonostante il mio sogno sia sempre stato quello di abitare a Parigi nella vita, non conoscendo, cioè l'unica lingua che conoscevo già al momento era l'inglese, quindi ho detto perfezioniamo una lingua che già conosco piuttosto di cominciare totalmente dal nulla. E alla fine penso si è rivelata una scelta giusta. Quindi sia una scelta giusta ancora oggi, cioè essere qua a cercare di dire se ho sogni, se vuoi scrivere, fare dei libri, no? Non so, cioè, non so dirti se il mio sogno è scrivere e fare dei libri, nel senso che quando scrivo mi viene istintivo elaborare le mie emozioni scrivendo, ma non lo vedo col fine ultimo di pubblicare un libro. Penso che mi piace elaborare le cose che mi succedono scrivendo e l'idea che altre persone possano elaborare i loro avvenimenti e le loro emozioni attraverso quello che scrivo io mi fa sicuramente piacere. Sì, scusa. Cioè, alla fine tu hai scelto paese, è vero un altro, sei immigrato, perché l'Italia, nonostante sia un bellissimo paese, non ti dà la possibilità che ti dà Londra, diciamo, su quel settore della scrittura. Quindi. Sì, sicuramente a livello lavorativo. Diciamo che Londra è più cosmopolita e quindi ci sono più possibilità, magari più ruoli anche, mentre in Italia abbiamo ruoli più chiusi dal mio punto di vista, ma penso che anche dal punto di vista di sviluppare la propria creatività Londra ti fa vivere tante esperienze che in Italia non avresti la possibilità di vivere e incontrare tante persone e, come si dice, background diversi che in Italia non avrei avuto l'opportunità di incontrare, e tutto questo alla fine influisce anche sulla mia creatività e anche le storie che posso raccontare, perché alla fine quando devi raccontare una storia ti aiuta anche a viverla. Certo. Non sempre devi vivere, però diciamo che ti aiuta a avere tanti stimoli diversi, no? E questo succede anche conoscendo persone diverse. Qua a Londra appena ho l'idea di voler fare qualcosa cerco e sicuramente c'è quella cosa. C'è qualcun altro ha pensato a quella cosa e ha creato un evento per fare quella cosa, non so come dire. Mentre in Italia non è ancora così. Almeno dove vivevo io. Poi magari in altre città sì. Tu hai visto in Italia? Non credo di saperti né volerti rispondere a questa domanda perché mi lascio molto aperta alle possibilità. Penso sia sbagliato. Penso sia giusto farsi degli obiettivi ipotetici, ma allo stesso tempo seguire un po' anche la corrente. Non voglio avere un'idea fissa e fossilizzarmi su quella, voglio vedere nel corso d'opera cosa succede, cambiare, seguire un po' come vanno le cose. Non mi dispiacerebbe anche trovare, cioè, costruire una carriera qua. Certo.
third brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, yet nothing crossed my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. You bet, bet. Across 110th Street, you can find it all in the street. Sono calde. Un pezzo. Prova a tagliare. Ed è corta. È dura? No. È calda, è un pezzo proprio. Non tanto. È cruda. Vieni. Lì c'è l'albe. Sono corta. Buona. Molto buona, eh. Sono buone. Croccanti, vero? Mm. Sono buone buone. Vero? Un po' di... un pezzo di sale. Sì. Secondo me un pezzo con un pugno. Non fa. Tu hai detto un pugno. No, un pezzo. Quello che vuoi. Io ho detto un pezzo. Pensavo che sia un pugno. No, un pezzo di sale. Non un pugno. Chi ha ricevuto questi soldi in Messico e a chi avrebbe dovuto portarli? Non ho intenzione di dire una sola dannata parola. Questo è Beethoven. Beethoven. Lo sai, a volte abbiamo paura o iniziamo a guardare, ma se questo va storto, tutte le possibilità delle cose che possono andare male. E non ci lasciamo mai lo spazio di guardare invece che cosa potrebbe andare bene, onestamente. Forse se ci focalizzassimo più su cosa può andare bene, o anche cosa possiamo imparare se va male. Chi se ne frega? Fallire alla fine fa parte della vita. Penso che ci abbiano inculcato questa cosa che fallire sia un demerito, che sia una cosa negativa. Ma nessuno ci ha insegnato a affrontare il fallimento. Se ci avessero insegnato come affrontare il fallimento in modo positivo, probabilmente non lo vivremmo come una cosa demoralizzante, ma semplicemente come quando sei bambino e cadi,
Ci riproveresti senza farti mille problemi, non sono adatto, non ho le capacità. Quando cadi dalla bici da bambino, cosa fai? La riprendi e vai avanti finché non impari. Perché da adulti abbiamo perso questa capacità? Indipendentemente, secondo me, dal fatto che ti sposti o non ti sposti, comunque la vita ti dà delle opportunità di cambiamento. Poi sta a te un po' andargli incontro, io la penso così. Sicuramente venire in un altro paese, uno. Puoi solo ipotizzare come sia vivere. Io prima di trasferirmi a Londra avevo proprio idealizzato anche Londra in un modo che poi è stato completamente diverso dalla realtà e di come sono andate le cose. Ma nel momento in cui vedi che le cose sono diverse da come te le immaginavi, sta a te dire ok, rimbocchiamoci le maniche e facciamoci il culo. Per andare avanti e inseguire le cose che vogliamo fare, oppure no, è troppo difficile, non ho la forza, magari in questo momento non è che deve essere una colpa di affrontare tutte queste cose, magari ci riproverò in seguito, magari questa non è la strada. Secondo me le difficoltà sono proprio quello che ti fa capire se una cosa la vuoi fare veramente o se era solo una cosa così, che un sogno, che resta un sogno. Questo film con un piano temporale non cronologico, a voler rispecchiare l'urgenza della vita, nella quale succedono più cose nello stesso momento, perché alla fine noi siamo qua, facciamo delle cose e ce ne andiamo.